noi siamo tutti compatti che dobbiamo votare a te come presidente, però dico, per sicurezza non è meglio che lo votano quattro in più, pure da quella parte. Infatti questo ti volevo dire, per il discorso della vicepresidenza che gli dobbiamo dare da quella parte. Li chiamiamo e si mettono tutti a disposizione. Discutono di nomine, presidente, vicepresidente e di voti in consiglio comunale a Misilmeri, alle porte di Palermo, Francesco Logerfo, boss del posto, e Vincenzo Ganci, un consigliere di circoscrizione del PID di Palermo, candidato nella lista civica Amo Palermo, collegata al partito dell'ex ministro delle politiche agricole Saverio Romano, a sua volta sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Vincenzo Ganci è stato arrestato questa mattina. Eccola la mafia raccontata in diretta dai protagonisti. Affari, scelte economiche, cariche istituzionali ed elezioni nei comuni. Una mafia con le mani in pasta nella politica e che spesso si identifica con essa. Si ascoltano dialoghi che riguardano la prossima realizzazione del centro IKEA di Palermo. Ai terreni ci pensano loro. Qua Ciaculli, lo sai, hanno comprato i terreni per fare questo centro commerciale. Li possiamo modificare da agricoli, li facciamo diventare edificabili. La mafia che fa miracoli se ha gli uomini giusti a disposizione. Il boss Logerfo chiede a Ganci di muoversi con prudenza. Già ci sono gli sbirri, evitiamo un po' di telefonate, gli dice. Attenzione, perché se no lo sciolgono il consiglio comunale. Troppo tardi. Stamattina sono arrivati i carabinieri. Resta un interrogativo inquietante. Sul suo manifesto elettorale Ganci ha scritto: Palermo siamo noi. Noi chi?